torna l'appuntamento con la quinta stagione di Gomorra. Dopo aver assistito alle prime schermaglie fra gli schieramenti di Gennaro e Ciro, scopriamo insieme quanto accaduto nella penultima coppia di episodi che precede il gran finale della serie. Gli episodi 7 e 8 della season conclusiva. Gennaro, ancora adirato per la situazione del carico, capisce che Ciro ha stretto una nuova alleanza con Donna Nunzia e sta spartendo la sua droga nelle piazze. Di fronte a questa situazione occorre agire prontamente. E così Savastano manda Omunasciella a Trieste per contattare un nuovo broker a prezzi tutt'altro che convenienti. Mentre Azzurra sembra sempre più distante da suo marito, Donna Luciana non intende stare con le mani in mano dinanzi alla paura di Gennaro e pensa di tradirlo stringendo un accordo con Ciro e Donna Nunzia. In cambio dei nomi degli imprenditori si assicurerebbe la libertà assoluta e un posto che crede di meritare. La donna riesce a fare soltanto un nome e questo non basta. Per questo, sfruttando il malcontento di Azzurra, Luciana chiede direttamente a lei di aiutarla e tradire insieme Gennaro. Questa scelta si rivelerà fatale perché Azzurra avviserà Gennaro e Omunasciella riuscirà a stanare Sangue Blu e a portarlo dal suo boss. La violenza di Gennaro esplode in tutta la sua veemenza, lasciando Enzo irriconoscibile e in fin di vita, portando Ciro a porre fine alle sue sofferenze e a giurare vendetta. Mentre Omaestrale viene invitato da Gennaro a pensare alla moglie traditrice, Ciro e i suoi promettono sul sangue di Enzo che la vendetta arriverà presto. Nell'ottavo episodio, Carmelo, l'uomo fidato di Donna Nunzia e Dio Galantom, si costituisce alla polizia per aver provato ad uccidere Azzurra e Pietrino. Interrogato dal magistrato Ruggeri, l'uomo racconta le motivazioni del suo gesto e rivela che ad uccidere il suo capo è stato Gennaro Savastano. Jenny, dal canto suo, si interroga ancora sulle intenzioni di Omaestrale. Dopo il tradimento di sua moglie Luciana, il boss dubita del fatto che l'abbia uccisa come gli era stato chiesto. Incarica così Omunasciello di tenerlo d'occhio, scoprendo che i dubbi erano fondati e che Luciana è ancora viva, attentamente nascosta. Nel frattempo Gennaro comincia a muovere le piazze per vendere droga ad un prezzo inferiore rispetto a quello di Ciro e soci, così da riprendere il contatto con la gente. Dopo un iniziale ravvicinamento con Azzurra avviene però l'impensabile. Sotto l'indicazione dello stesso Ruggeri, i servizi sociali vanno a prendere Pietrino togliendo l'affidamento ai genitori per almeno un anno. Capendo che dietro la costituzione di Carmelo ci sia lo zampino di Ciro, Gennaro va su tutte le furie e rapisce il figlio del magistrato per riuscire a riprendersi il suo. Sfruttando questo momento favorevole, Ciro decide di colpire Gennaro proprio mentre è più distratto, scatenando il caos nelle sue piazze. La mattanza giunge inesorabile e rischia di essere fatale persino allo stesso maestrale, che scopre suo malgrado quanto gli uomini di Ciro siano lieti di morire in nome di qualcosa di più alto del semplice potere. Raccontando tutto a Luciana, i due realizzano di essersi trovati dalla parte sbagliata del conflitto e che forse è tempo di cambiare le cose.